Signore e signori, benvenuti amici di Telegolfo al Caracciolo Carafa. Rolando Conte di Minturno, stanno per scendere in campo le formazioni, sono scese in campo le squadre che si affronteranno quest'oggi nella quinta giornata del campionato di promozione girone D. E c'è innanzitutto una bella notizia da dare: il bentornato al Minturno e la sua denominazione all'interno della società Rizzuto Terme Castelforte, che da oggi ufficialmente in campo, nel campo di casa, possiamo finalmente tornare a chiamare Rizzuto Terme Castelforte Minturno, più semplicemente oggi le squadre di Gennaro Pernice e Riccardo Stanziale. Una partita quindi di azioni tra poco. Andiamo a dirvi quali sono gli undici in campo da una parte e dall'altra. In maglia rosso-blu il Studio Minturno con Perillo, Corrado, Cerciello, Mastroianni, D'Alessandro, Zamparelli, Abbattista, Noli, Cenerelli, Veglia e Signore. In panchina a disposizione di mister Pernice, Venditti, Franco, Iannitti, Ionta, Rossi, Grimaldi, Leonardo e Franco. Per l'Aurora Vodice Sabaudia invece in campo Barbaro, Faiello, Dalla Nora, Pica, Orientale, Racciatti, Belva, Aveta, Beltramini, De Iorio e Pisani. Di mister Stanziale in panchina ci sono Zaccagnini, Bianco, Pirozzi, Torinelli, Rinaldi, Milone, Racciatti e Di Girolamo. Tutto praticamente pronto, il direttore di gara è il signor Edoardo Panici, i suoi assistenti Claudio Abbatecola e Giovanni Martino. Di Aprilia il direttore di gara, di Cassino invece i due assistenti. Si fa il check delle due guardaline. Potete vedere la scritta dietro le maglie dei giocatori di Studio Minturno e direi che il può essere chiamato un piccolo lieto fine anche per gli Indians, che sono popolare, numerosi, il Caracciolo Carafa. Il ritorno del Minturno nel campionato di promozione con Pernice sulla panchina, con tanti giocatori che hanno fatto parte di questa squadra e di questa società nel corso degli anni, sicuramente è una bella notizia. Intanto il pallone allargato sulla sinistra libera la difesa dell'Aurora Vodice Sabaudia, che prova adesso a ripartire sulla destra, lancia in avanti a cercare De Iorio, chiude la difesa minturnese, poi spazza in avanti, si lotta a centrocampo, Cenerelli finisce giù in una nuvola di polvere, arriva il fischio di Edoardo Panici e il calcio di punizione per il Minturno. Minturno che fa parte del trenino delle quinte in classifica assieme a Dani Trella, che abbiamo visto impegnare sul campo del Formia la settimana scorsa, Real Cassino, Pontini, Apaliano e Monte San Biagio a 6 punti dopo le prime 4 giornate. La palla messa in mezzo, chiama il pallone Barbaro, portiere classe 2000. Molta sicurezza, chiamato il pallone e l'ha fatto suo. Colpo di testa di Mastroianni. E ancora un contatto subito da Cenerelli. Calcio di punizione per il Minturno, Cenerelli con una, a modesto parere di chi vi parla, meritatissima fascia di capitano.
lui che è uno dei fedelissimi di Pernice, anche uno dei fedelissimi del Minturno. Calcio di punizione sul punto di battuta, Veglia pronto a metterla in mezzo con il destro, la palla al limite dell'area, messa fuori, cerca di gestirla la formazione ospite. Pisani contrastato da Battista, la palla messa in rimessa laterale, maglia blu e pantaloncini gialli, la loro vorice Sabaudia di stanziale, attaccata dalla destra alla sinistra dei vostri tre schermi. Vediamo adesso, prende palla Veglia, lo scambio tentato con Battista, la palla allargata sulla destra, troppo forte, la palla che si perde oltre la linea, questa sarà ancora per la squadra ospite. Allora Vodice Sabaudia che invece non è riuscita ancora a vincere in questo campionato, due pareggi e due sconfitte in queste prime quattro partite, penultimo posto, 17esima, appunto solo i due punti, campionato però ancora tutto da sfidare. Palla per Signore, prova ad avanzare, arriva il passaggio per Cinelli che gli torna il pallone, Signore poi anticipato all'ultimo, un intervento provvidenziale da parte di Pica che salva tutto. Può ripartire la loro Vodice, pallone che si perde nelle maglie della difesa, però si addormenta con la palla della loro Vodice, il fallo di Veglia, calcio di punizione per la squadra ospite con un pallone che sembrava perso, si è addormentato Corrado, il contrasto e l'anticipo da parte dell'avversario, calcio di punizione un po' regalato. Siamo al quarto minuto di gioco, arrivato praticamente alla sua conclusione. 0-0 il punteggio tra Suio Terme Castelforte e Minturno e Aurora Vodice. Calcio di punizione battuto forte verso la porta, non la blocca Perillo. Ed arriva il calcio di rigore! Calcio di rigore messo giù Belva all'interno dell'area di rigore del Minturno. Rigore che nasce da questo calcio di punizione, l'abbiamo detto, un po' regalato da parte dei giocatori di Pernice. La palla è stata calciata forte dentro, non l'ha bloccata Perillo. E sulla ribattuta del portiere si è avventato Belva, che è stato messo giù. Adesso sul dischetto Pisani. Al quinto minuto di gioco parte Pisani col mancino e 1-0. Che poi non è Pisani, è De Iorio, errore mio, De Iorio segna il gol dell'1-0. Al quinto minuto si sblocca la partita. Un calcio di rigore nato per un errore. Un errore sia quello di Corrado che quello di Perillo, e poi chiaramente del giocatore che ha commesso il fallo. Minturno che vuole iniziare la stagione con la nuova denominazione nel campo di casa con una vittoria, ma la strada si è fatta subito in salita. Il gol di De Iorio su calcio di rigore a Battista, stoppa il pallone, prova a scendere sulla fascia destra, rientra in mezzo al campo, il pallone però servito malissimo, lo recupera l'Aurora Vodice che adesso avanza con Aveta che allarga a sinistra, adesso sì per Pisani che trova però il muro eretto proprio da Battista. Avete sentito sicuramente entrare il microfono, il Marcello Caraffa. Ragazzi, a cui va il nostro saluto sincero, condividiamo gli spalti. Adesso va al tiro
Aveda completamente sbagliato, la palla si perde addirittura in fallo laterale. Tocca Faiello, la palla recuperata poi dalla difesa venturnese che la spazza in avanti dalla Nora, la gestisce Laura Vodice, di nuovo dalla Nora a sinistra, la palla data in profondità per De Iorio. Mituno recupera e capovolge subito il fronte dell'azione. Noli in avanti a cercare uno tra Cenerelli e Signore. Pallone troppo lungo, arriva direttamente a Barbaro che la raccoglie. Pronto al rinvio Barbaro. Mastroianni allarga verso Signore che lascia rimbalzare il pallone e lo perde. È stata da stoppare subito il pressing della squadra di casa, arriva il fischio dell'arbitro, calcio di punizione per il Sabaudia. Approfittiamo di questa piccola pausa di gioco per andarvi a dire quello che stavamo cercando di dire prima di leggere le formazioni. Una delle grandi emozioni di questa partita è il confronto proprio in panchina tra Pernice e Stanziale. Intanto brutto fallo di De Iorio, l'arbitro però non estrae il cartellino. Diciamo De Iorio ha definito questo incontro come quello del maestro contro l'allievo, chiaramente dal maestro Pernice che è stato giocatore del papà di Riccardo Stanziale. Quindi Pernice che ha detto di conoscere Stanziale fin da quando era bambino. Due si conoscono, si stimano moltissimo. Per il momento l'allievo sta vincendo 1-0 al quinto minuto, il calcio di rigore di De Iorio, mentre il signore Edoardo Panici fischia un altro calcio di punizione per l'Aurora Vodice. Palla in profondità stoppata da Corrado. Mastroianni non la controlla perfettamente, però comunque arriva Zamparelli che l'appoggia a Perillo, un po' in difficoltà Perillo, alla fine deve spazzare in avanti, anticipato a Battista. Mastroianni però ancora in possesso, la allarga a caccia di Signore, pallone però troppo centrale, lo recupera Barbaro. Confronto tra i due portieri anche interessante, entrambi del 2000. Colpo di testa di Cenerelli, non trova Battista, la palla viene recuperata da Pisani in arretramento, riesce a superare bene Corrado e se lo abbraccia, alla fine infatti arriva il calcio di punizione. Ancora uno scambio di parole tra Corrado e Pisani. Provato a fermarlo con le cattive. La palla eccola ancora per Pisani, di testa dentro a cercare De Iorio. Spazza in avanti il Minturno alla ricerca di un alleggerimento offensivo. Fallo qui subito da Veglia, che finisce giù. L'arbitro ancora non sta ai cartellini, penso che sia arrivato il momento. Infatti è arrivato il momento, l'arbitro dice basta così. Promessa a Pisani, ma praticamente a tutti i giocatori in campo. Penso che il prossimo fallo vedremo stare il cartellino. La palla in profondità, Signore la spizza di testa, si deve impegnare Cenerelli. Posizione regolare,
Cenerelli la prende, se ne scappa sulla fascia sinistra e trova un calcio d'angolo. Cenerelli trova il massimo in questa occasione. Stefano Cenerelli, che torna a giocare quindi con i colori della squadra con cui ha iniziato praticamente la carriera. Il rosso-blu del Minturno, qui lo ricordiamo, faceva il difensore centrale prima di passare punta. Intanto il calcio d'angolo controllato, la palla messa in mezzo, alla fine ci arriva Barbaro. Saltano Pisani e Corrado, finisce giù Corrado. Pisani quasi non ci crede, alla fine c'è il fallo e non è arrivato comunque il cartellino. Adesso la palla pronto a battere il calcio di punizione, Zamparelli in profondità, anticipato Cenerelli, la palla viene stoppata da Mastroianni che la allarga a sinistra verso Signore, il pallone è leggermente lungo, Signore lo riesce a stoppare dopo il rimbalzo ma non riesce a mantenere il possesso. La palla recuperata da Racciatti, poi arriva il fallo e il cartellino giallo, e il primo ad essere ammonito in questa partita è Signore al 14° minuto, primo cartellino della partita. Momento anche per dire un po' come sono disposte le squadre in campo. Per Nice sappiamo che è solito adottare un 4-3-3, sembra la disposizione adottata anche in questa partita, anche se Cenerelli sembra un po' più solo del solito davanti, con a Battista a destra e Signore a sinistra, che stanno facendo tanto lavoro difensivo, perché i terzini della Vodice salgono tanto, in questo caso Faiello che si porta dietro proprio Signore. Faiello se ne va in dribbling, alla fine il pallone riesce a spazzarlo via il Minturno, ma ancora Sabaudia in possesso palla, larga a sinistra il gioco per un attivissimo Pisani che non sta smettendo di essere un pericolo. Il velo D'Alessandro spazza via, Mastroianni l'appoggia ad Abbattista, Veglia in controllo, eccolo Mastroianni, finisce giù Veglia, Mastroianni si gira e serve Zamparelli che avanza, servito a destra a Battista che supera il primo avversario che lo trattiene per la maglia. Mastroianni all'indietro per Corrado, davanti a cercare Cenerelli, anticipato Veglia però a rimorchio, stoppa di petto, si isola poi a destra, la passa sulla fascia cercando a Battista che si era centrato, palla persa sul fondo e buona solo per Barbaro. Abbiamo passato il quarto d'ora della partita, 16° minuto in corso ormai da quasi metà. Aurora Vorice Sabaudia in vantaggio per 1-0 grazie al calcio di rigore al quinto di De Iorio. Il rigore è abbastanza regalato da parte del Minturno, prima con il fallo che ha portato al tiro, poi Perillo che non è riuscito a trattenere appunto il pallone dopo questa conclusione. E sulla ribattuta il fallo che ha portato al calcio di rigore. Il Minturno che recupera palla in zona offensiva, la palla messa in mezzo da Noli, non trova nessuno, trova solo Barbaro che intercetta, blocca ed è pronto a rilanciare. Mastroianni all'indietro, D'Alessandro, è molto imprecisa la squadra di casa quest'oggi. Un altro pallone perso e recuperato dalla difesa dell'Aurora Vodice. Orientale, intercetto di Mastroianni, la tocca piano per Signore, non riesce a controllare in girata Noli, e un'altra palla recuperata da Faiello che se ne va in dribbling bene sulla destra,
Colpo di tacco a liberare lo scatto di un compagno. Attenzione, palla in mezzo intercettata. Ma ancora una volice e ancora un intercetto sul cross in mezzo. L'intercetto dovrebbe essere stato di D'Alessandro. Una fuga letteralmente sulla fascia di Belva, servito da un gran bel colpo di tacco da un compagno. Dopo i dribbling di Faiello, sta pronta la palla messa in mezzo sul primo palo, arriva la deviazione, poi Cenerelli prova a liberare, spazza via Mastroianni a Battista, non la prende, il padrone è ancora buono per loro lavori di Sabaudia, De Iorio, palla in mezzo col mancino, il secondo palo, c'era Orientale, evidentemente l'intervento seppur minimo di Corrado senza toccare il pallone, l'ha messo fuori dalla possibilità di intercettare questo pallone e batterlo alla rete, a distanza veramente ravvicinata, rimessa dal fondo, Perillo, non è il massimo questo rinvio, conquista il massimo Mastroianni, è un fallo. La Battista prova il dribbling, viene messo giù da Lanora, che presumibilmente, e anche arriva la conferma, il secondo ammonito della partita al 19esimo. Un ammonito per parte, Signore e da Lanora, le due fasce sinistre, seppur offensivo e difensivo da una parte e dall'altra. Pronto a battere questo calcio di punizione il Minturno con Mastroianni, che andrà con la mancino, la palla verso il primo palo è intercettata mentre è finito giù in area di rigore un giocatore della squadra di casa, ma dobbiamo rimanere in cronaca mentre è arrivato al caracciolo Caraffa anche Chianese, ex presidente del Minturno. Salutiamo, è già salutato, la palla in profondità, intercettata e liberata dalla difesa del Minturno. Cenerelli va a poggiare di petto, benissimo per Noli, ma si alza la bandierina di uno dei due assistenti di Edoardo Panici, sono Claudio Abbatecola e Giovanni Martino, ricordiamo. Palla profonda sulla destra a cercare bene la palla in mezzo di Belva, liberata ancora l'area di rigore, Signore prova a tenerla in campo, non ci riesce, la rimessa laterale è in zona d'attacco ed è per l'Aurora Vortice Sabaudia che è in vantaggio. Degliolo l'appoggia sulla fascia, Belva recupera palla, si libera anche molto bene ancora Degliorio, la palla dentro per Belva, il tiro, la palla sul fondo. Non ha trovato nessuno il secondo palo, pensa che i dribbling comunque sulla fascia destra sono stati di Faiello e non di Belva. Belva è andato appunto alla conclusione. Attenzione ai contatti. Sembra che l'arbitro sia un po' stufo di questo modo di giocare molto fisico, attenzione. Questo è un brutto fallo di Pisani che viene ammonito, possiamo dire che gli è andato anche bene, ammonito al 22esimo Pisani, fallo su a Battista che stava scappando sulla destra, fallo sciocco di Pisani che è sembrato per un attimo essere anche comunque più veloce di Abbattista. Calcio di punizione affidato al destro di Veglia, la stessa posizione, ha battuto un calcio di punizione Mastroianni poco fa col mancino, vediamo adesso come Veglia con il destro cosa si inventerà. Arriva la battuta, raso terra, il velo di Zamparelli
Bella palla recuperata da Noli. Corrado in avanti, Veglia per Battista che la mette giù, entra in area di rigore. La palla in mezzo, liberata la difesa della Vodice, che adesso prova a rilanciare. Recuperata però, libera male la Vodice, arriva per il fischio dell'arbitro, tocco di mano di signore, dice il direttore di gara. Peccato, perché era una palla recuperata sulla tre quarti offensiva, poteva essere pericolosa. Mentre siamo arrivati al 23esimo minuto, sempre 1-0, regge il calcio di rigore di De Iorio al quinto minuto. Fallo laterale. Uno che prova adesso ad avanzare, signore, restituisce palla a Cenerelli, cerca Battista e non lo trova. Corrado poi protegge la rimessa. D'Alessandro in avanti a cercare Noli, il pallone viene intercettato dalla linea del centrocampo dell'Aurora Vodice. Pisani contro Corrado, va verso l'interno Pisani, regge il contrasto con Veglia, allarga bene sulla destra, dentro per De Iorio, esce Perillo anche sull'intervento di Belva. Voto Cenerelli, il pallone può diventare buono per Battista che la tocca bene per Cenerelli che può avanzare, la palla in mezzo sempre corta, intercettata dalla difesa, arriva però a Battista solo per un attimo, palla spazzata in fallo laterale. Corrado all'indietro per Zamparelli, ancora Corrado, c'è Mastroianni vicino che allarga con l'esterno per il colpo di testa di Battista, cercava Cenerelli, questa volta non si è fatto trovare nel posto giusto il numero 9 del Minturno. Palla spazzata in rimessa ancora una volta però dall'Aurora Vodice, che sta pensando a difendersi in questa fase col Minturno che sembra crederci un pochino di più. Cenerelli allarga verso Signore, arriva il calcio di punizione conquistato da Stefano Cenerelli. Adesso siamo quasi al limite esterno dell'area di rigore. C'è Cenerelli che mette il pallone a terra, vediamo se tira a lui. Mastroianni non c'è, è in area di rigore, pronto all'intervento. Sono Veglia e Cenerelli sul punto di battuta. Quattro uomini in barriera per Barbaro, nessun giocatore del Minturno a dare disturbo alla barriera dell'Aurora Vodice. Sembra pronto ad andare Veglia, va col destro, la palla che si alza sopra la traversa. Va a battere Barbaro, colpo di testa di Veglia, arriva anche quello di Cenerelli, allarga un po' il braccio orientale che però difende la posizione, alla fine arriva il fallo di Cenerelli, non particolarmente convinto. Sole picchia sul caracciolo Carafa Rolando Conte, siamo al 27esimo. Il Suio Minturno è sotto nel punteggio per il gol su calcio di rigore di De Iorio, mentre Belva prova ad andarsene in dribbling, non riesce a passare su Cerciello, ma recupera palla ancora il Sabaudi, lotta il Minturno, ritrova il pallone Cenerelli, prova a far proseguire la traiettoria per Battista, addirittura esce
Barbaro, c'è il calcio di punizione e il fallo del portiere della Lavoro di Sabauda che è uscito incautamente. Quando c'era anche un compagno in difesa che stava recuperando, comunque stava seguendo a Battista. Bravo il numero 7 della squadra di casa a prendersi questa chance. Praticamente un corner all'imboccatura dell'area di rigore. Cinque giocatori in area di rigore per il Studio in turno. La palla dentro dal primo palo, arriva il tocco di Battista. Finisce alto, l'arbitro ha fischiato anche un fallo di Battista su Pica. Al 28esimo comunque una buona situazione interessante. Pronto quindi alla battuta di questo calcio di punizione il 2000 con i guantoni della Lavoro di Sabauda, recupera Mastroianni, il tocco in avanti è di Noli, c'è il fallo di Battista e il cartellino giallo con il gomito, dice l'arbitro. Secondo ammonito per il Minturno, sono due per parte a Battista proprio ora. Signore al 14esimo per il Minturno, per Lavoro Lavorice invece al 19esimo dalla Nora e al 22esimo Pisani. Che è rimasto giù dopo lo scontro il giocatore della Sabaudia. Tra di dalla Nora, proprio uno degli ammoniti che abbiamo detto prima, terzino sinistro del Sabaudia. Molto stretto Corrado, c'è Pisani praticamente solo sulla fascia. Proprio sotto la nostra postazione, il pallone prova dalla parte opposta. Beltramini. La palla per Pisani che riceve adesso, la controlla in due tempi, entra in area di rigore, arriva su, quasi sul fondo, la mette in mezzo, palla messa fuori di testa da Alessandro, ancora Sabaudia apre in possesso di palla, il destro dal limite dell'area di Dallanora, la palla che non va tanto lontana all'incrocio dei pali. A battere invece il 2000 con i guantoni della Minturno Perillo, il rinvio però è ancora corto, non esce poi Perillo su questo pallone, ci arriva Pisani che sfida Corrado ma non lo batte, c'è ancora il fallo di Pisani, Corrado si arrabbia perché Pisani è ammonito e ha fermato una ripartenza, qui punito l'intervento ma non evidentemente la... l'interruzione di azione perché eravamo praticamente nella zona dell'area di rigore. Questo era bello, questo appoggio di Cenerelli verso il taglio dentro di Signore. Prova una giocata da Iorio, Pisani corre, finisce giù. È stato, credo niente, è avvenuto proprio sotto la nostra postazione. La palla è dall'altra parte. Dentro a cercare Faiello, recupera il Minturno che può avanzare con Battista. Sono scambiate di posizione Battista e Signore. Cenerelli, lo scatto di Cenerelli. Cenerelli in area di rigore, Cenerelli la mette dentro, male però. Barbaro la va ad abbrancare al suolo. Là avrebbe dovuto tirare il numero 9 in maglia rosso-blu che si dispera di aver perso una grande occasione. Aveta per
lo scatto adesso di De Iorio, il pallone è troppo lungo, lo raggiunge Perillo. Rinvio a Campanile, Cenerelli la fa rimbalzare, conquista il calcio di punizione per l'intervento di Dalla Nora, che ha ammonito anche lui. Infatti stanno facendo praticamente sempre i giocatori ammoniti, pericolosissima situazione. Pronto a battere Mastroianni, palla dentro a cercare Cenerelli, c'è un contatto, Cenerelli non è arrivato sul pallone, non c'è niente però secondo il direttore di gara. Barbaro, Mastroianni la stoppa e avanza bene in mezzo al campo, serve signore che la stoppa, e il fallo qui su Cenerelli, si stanno facendo tanti falli. L'arbitro rischia di perdere un po' il polso della partita. Niente cartellino anche in questa occasione, Cenerelli si rialza lentamente. Calcio di punizione però la posizione è molto interessante per il mancino di Mastroianni o per il destro di Veglia. Direi che batte Mastroianni. Siamo al 34esimo minuto. Minturno che deve recuperare uno svantaggio subito al quinto su calcio di rigore. Batte Mastroianni direttamente sulla barriera. Il pallone ancora per il numero 4 che tira centrale. Senza problemi Barbaro. Pallone che spiove all'altezza del centrocampo, l'appoggia all'indietro è per Perillo che la va a bloccare, serve corto Zamparelli, in avanti per Signore, messo giù anche qui i gomiti larghi Pisani, palla profonda intercettata da Zamparelli in avanti a Battista di petto, l'appoggia a Cenerelli, non c'è nessuno da servire sulla sinistra, allora deve tornare indietro su Cerciello. Mastroianni per Noli, calcio di punizione fallo subito dal numero 8. Tanti falli, il gioco che è stato spezzettato tantissimo in questo primo tempo, mentre siamo al 35esimo, 10 minuti, poi sarà il recupero, e ci sarà il recupero proprio per questo motivo. Passeggia nervosamente, passeggia nervosamente Pernice, la palla in mezzo, la sfiora Veglia. Pronto a ripartire Belva. Si è scambiato di posizione con Pisani, poi la chiusura buona di D'Alessandro che controlla De Iorio, esce Perillo, Corrado, Cerciello per Mastroianni che spazza con la mancino, un lungo campanile da cui bravo però ad arrivare a Battista, si alza la bandierina del direttore di gara e però ha segnato il fuorigioco di Cenerelli che ha ignorato il pallone. Ed è fatto male qui a Battista. Che cascato in area di rigore. Speriamo per lui non sia niente di grave. Ha chiesto subito l'intervento dello staff medico e il direttore di gara. Cambio. Chiama il cambio. Fatto male a Battista. Mentre i giocatori si fanno un break rinfrescante, fa veramente veramente molto caldo in questa prima, no, questa ultima domenica di settembre. Adesso vedremo chi entrerà per sostituire l'infortunato Battista che è ancora giù.
caduto in area di rigore, l'arbitro non ha fischiato fallo, quindi non sappiamo bene cosa sia successo, magari ha messo male il piede. Fatto sta che non ce la fa. Lo rimettono in piedi, ma hanno già chiamato il cambio. Infatti esce sostenuto, non riesce a uscire con le proprie gambe dal campo il numero 7 a Battista, che adesso esce al suo posto dentro Ionta con il numero 15. Cambio forzato quindi al 38esimo. Applausi del pubblico. Una Battista che in ogni caso è stato uno dei più attivi della sua squadra nonostante le difficoltà. La guerra fatta con Pisani e Della Nora prima di cambiare e spostarsi sulla fascia mancina. Primo cambio quindi effettuato per il minturno. Belva, la palla scagliata in mezzo, voleva essere un cross, diventa praticamente una roba indefinita, larghissima sul fondo. Resta comunque sulla destra Signore dopo essersi scambiato con Abbattista prima dell'uscita di quest'ultimo in favore di Ionta, che si sistema sulla fascia sinistra. De Iorio chiuso a sandwich, ma il fallo è il suo. Abbastanza sorpreso dalla decisione dell'arbitro il numero 10 della Aurora Vodice Sabaudia, e manda il pallone in avanti. Veglia non riesce però a mantenere dopo il contrasto. Beltramini all'indietro. Belva, il tocco di Corrado, ancora Belva, il tunnel ai danni di Signore per servire il compagno, palla in avanti, cerca De Iorio, intercetterà di testa la difesa minturnese, Mastroianni per Ionta, che tocca quindi il suo primo pallone, il secondo è un rimbalzo, la palla che si sbatte dietro la nuca, si alza la nube di polvere, mentre Cenerelli stoppa al limite dell'area di petto. Veglia, arriva Belva velocissimo dietro, gli strappa via il pallone, Mastroianni poi intercetta, ci pensa ad Alessandro Ionta, Mastroianni ancora per Ionta che sfida Faiello, l'ha vinta il terzino del lavoro di Sabaudi anche grazie all'intervento di un compagno. Adesso è anche difficile riuscire a distinguerli perché si è alzata la polvere. Cenerelli, eccolo Mastroianni, ancora il pubblico che chiama uomo perché è arrivato De Iorio, sbaglia Mastroianni, la palla in avanti sulla destra a cercare il solito Pisani, l'intervento di classe di D'Alessandro che strappa via il pallone, poi Cerciello e l'appoggio a Zamparelli in avanti, cercare lo scatto proprio di Ionta di testa, ci arriva Faiello. Ancora Minturno per un possesso palla con Cenerelli che verticalizza per Ionta, protetta l'uscita sicura di Barbaro. 41esimo, ci avviamo verso la fine di questo primo tempo. Ancora 1-0 per l'Aurora Vodice. Potrebbe conquistare i primi tre punti della sua stagione. La prima vittoria su un campo notoriamente difficile per chiunque, contro un Studio Terme Minturno che in ogni caso ha tre punti dal secondo posto. Ionta va a mettere pressione a Barbaro che non può più perdere tanto tempo, la prende con le mani ed è pronto al rinvio, la fa rimbalzare De Iorio e la perde. Signore, Veglia, tutto di prima, ancora Veglia, Noli,
pallone in avanti, un bello scavetto, non ci crede abbastanza Cenerelli, infatti fa segno di ok al compagno. Mastroianni di testa, Veglia non ci arriva, allora può scendere Beltramini. La recupera però il Minturno, Cenerelli l'appoggia all'indietro, lo scambio ancora di prima con Zamparelli che torna in possesso di palla davanti, però scatto di Jonta e colpo di testa di Faiello. Poi si allarga orientale con il destro, spazza a cercare lo scatto di Pisani, interviene un po' goffamente D'Alessandro, quello che è importante è che il pallone viene spazzato comunque via. Male minore, diciamo, il fallo laterale, ancorché oltre la metà campo difensiva, all'interno della metà campo difensiva del Suio Minturno. Jonta lascia l'esecuzione di questa rimessa laterale a Cerciello. Pallone che però si perde ancora in fallo laterale, questa volta blu. Cerciello anticipa Pisani, al rimorchio procede Iorio, non riesce a servire il compagno. Beltramini nel cerchio di centrocampo, allarga sulla destra, pica in avanti, trova De Iorio, larga benissimo con la Mancino verso Belva. Perillo con i piedi, saltato un po' scordinato, è riuscito però a deviare il pallone, ad evitare di subire il dribbling. Pisani, ancora Aurora Vodice in possesso, Beltramini, cioè Aveta, scusate, serve ancora a Pisani, troppo forte, il pallone esce fuori, si arrabbia Pisani. 44esimo che scade in questo momento, inizia il 45esimo, l'ultimo minuto di questo primo tempo prima del recupero, che dovrebbe essere di 2 minuti. Adesso aspettiamo la conferma. Palla spizzata, diventa buona per Corrado. Ci arriva Signore in qualche modo, prova a metterla in mezzo, deviata ancora Signore che insiste in mezzo, il colpo di testa a liberare. Alla fine ci pensa Racciatti, Teveglia di testa, il pallone che è buono soltanto per Barbaro. Il rinvio di Barbaro. Mastroianni di testa, lo scatto di Jonta e arriva la conferma dei 2 minuti di recupero. Cenerelli, poi c'è il fallo però. Palla in mezzo per il Sabaudi, la lascia scorrere Perillo, non è una buona idea perché ci arriva Belva, il dribbling. Questo però viene murato ancora Belva, e adesso di palla i due esterni della Sabaudi sembrano indemoniati, il pallone per Cenerelli che è completamente solo. Arrivano adesso i compagni, Jonta va in mezzo, si va invece al limite dell'area per Noli, colpo fino fuori. La rimessa quindi sarà per l'Aurora Vodice Sabaudia, è rimasto a terra però Belva, l'arbitro va a sincerarsi delle sue condizioni. Si fanno sentire i due allenatori dalle panchine. Rinvio di Barbaro è sulla destra,
Conquista un calcio di punizione ancora la squadra ospite, che sta facendo passare questi due minuti di recupero in maniera sostanzialmente indolore. De Iorio. Di Mastroianni, l'arbitro fischia il fallo. Assicuriamo che fa un caldo bestiale a Minturno quest'oggi. Vedremo nel secondo tempo le squadre come reagiranno anche a questa situazione climatica. Palla messa in mezzo, chiuso a sandwich De Iorio, e l'arbitro fischia la fine del primo tempo. In vantaggio allora Vodice Sabaudia al quinto minuto con un calcio di rigore di De Iorio. Minturno un po' che sembra aver subito il gol degli avversari della squadra ospite. Alla lunga nel secondo tempo però è uscita la squadra di Pernice. Vedremo se nel secondo tempo riuscirà a trovare le misure per cercare di portare a casa un risultato positivo. Per i primi 45 minuti è tutto, ci vediamo tra pochissimo per il secondo tempo. Siamo tornati in campo, pronti per il secondo tempo al Caracciolo Carafa Rolando Conte di Minturno. Il secondo tempo tra Studio Terme Castelforte e Minturno e Aurora Vodice Sabaudia. C'è stato un cambio nell'intervallo, tra poco saremo anche in grado di dirvi qual è stato. Ci hanno preso un poco in contropiede. È entrato con il numero 17 Grimaldi, adesso vedremo tra poco anche chi è uscito. Secondo della disposizione in campo, una prima occhiata potrebbe essere uscito Noli. Se no, Noli è lì, no, lo vediamo. Vediamo il cambio. Tra poco vi aggiorniamo, ora comunque torniamo in presa diretta. Il possesso è per la squadra di casa che è sotto nel punteggio 1-0. Per l'Aurora Vodice Sabaudia, grazie al gol su calcio di rigore al quinto minuto di De Iorio. Il fallo qui proprio del numero 17, l'arbitro però non fischia, rimessa laterale per il Minturno. E quindi facendo una conta generale, una conta anche abbastanza rapida dei giocatori in campo, dovrebbe essere uscito Cerciello. Quindi Minturno che si schiera con Perillo in porta, difesa a 4 da destra a sinistra con Corrado, Zamparelli, D'Alessandro e appunto Grimaldi. Centrocampo con Noli, Veglia e Mastroianni, Ionta, Cenerelli e Signore in avanti. Buono lo scatto sulla sinistra di Dallanora, pallone però troppo lungo che si perde sul fondo. Rimessa è per il Minturno, urla Barbaro che si fa sentire, grande personalità di questo portiere classe 2000. Sono rimasti quindi in campo però i giocatori ammoniti. Il cambio poteva riguardare anche uno tra, non a Battista perché è uscito per infortunio, mentre arriva il cartellino giallo per, dovrebbe essere Zamparelli, no, Mastroianni. Gioco fermo per un po' ammonito Mastroianni. Ho detto quindi il cambio all'intervallo
Adesso possiamo dirlo con certezza, al posto di Cercello è entrato Grimaldi. Cenerelli, palla spazzata profonda, cercare lo scatto di Jonta e corre veloce Picai, non riesce a spazzare bene, poi intervengono i compagni, intercetta proprio Grimaldi il pallone. Jonta messo giù, l'arbitro lascia correre per il vantaggio, veglia male a nessuno. Pronto al rinvio, Barbaro lancia il pallone sulla sinistra dove c'è Pisani, recupera palla il Minturno però solo per regalarla alla difesa del Sabaudia, il lancio di Orientale che è stato ostacolato da Cenerelli e quindi è calcio di punizione per la squadra che in maglia blu e calzoncini gialli, attaccata alla sinistra e alla destra dei vostri tre schermi. Suio Terme Minturno invece da destra a sinistra col completo rosso-blu. Pisani supera bene Corrado, però non riesce il cross, proprio Corrado a spazzare via dalla Nora all'indietro per Aveta. Qua dalla Nora trova Pisani che finisce giù, il fallo però è di Pisani o comunque per il Minturno. Arrivano rifornimenti d'acqua anche qui sugli spalti, vi assicuriamo che fa veramente tanto tanto caldo, sole che picchia senza possibilità di ripararsi, immaginiamo che in campo si soffra però ancora di più. Palla sulla fascia a cercare il numero 7 Belva, solo per un momento la prende Grimaldi, poi attacca Faiello che sfonda, arriva sul fondo, troppo sul fondo, il pallone esce. Campo finito, rimessa pronta per Perillo, il turno che deve accelerare le operazioni in avanti per Grimaldi, ci arriva però Beltramini, pallone leggermente lungo. Jonta in pressione, la rimessa è per il Minturno, l'arbitro non fischia passando anche vicino a Pica, forse gli stanno buttando un po' troppo i giocatori del Sabaudia secondo l'arbitro, perché se comunque non fischi vuol dire che non è fallo, se non è fallo vuol dire che si stanno buttando, forse ci sarebbe bisogno di intervenire in questo senso, sì. Il motivo per cui l'arbitro non sta fischiando è perché i contatti non ce ne sono, magari ci sono, non sono così punibili. Veglia, boom break sulla tre quarti offensiva, la porta e poi la scarica su Jonta che si accentra, trova Noli, ancora la palla, attenzione che finisce giù nella di rigore il numero 8. L'arbitro non fischia, palla in mezzo troppo lunga, Cenerelli non ci può arrivare, la palla sul fondo, era finito giù in area di rigore Noli. Purtroppo noi non abbiamo la possibilità di controllare al replay, dobbiamo fidarci della decisione dell'arbitro. Il tiro di Signore respinto dalla barriera difensiva dell'Aurora Vodice Sabaudia. Veglia per Mastroianni con la mancino, trova Grimaldi che non stoppa però, non riesce ad uncinare il pallone che va oltre la linea del pallone laterale. Jonta dice al compagno di restare alto,
C'è Belva però che è sempre una minaccia molto molto concreta. Il pallone è proprio a cercare uno tra lui e Aveta. Alla fine la recupera il Mintuno con Jonta. Cerca il fondo, alla fine viene fermato, la rimessa laterale è rosso-blu. Jonta lascia a Grimaldi, riprendono a suonare i tamburi e calciano Carafa. La palla dentro, messa fuori di testa dalla difesa, lo scatto di De Iorio su Duri Mastroianni. De Iorio deve affrettare il lancio, lo sbaglia completamente, palla oltre la linea del fallo laterale, rimessa ancora rosso-blu. Qui c'è il fallo di Noli sul capitano dell'Aurora Vodice Sabaudia. Poi il Faiello ripreso duramente da Pica, suo stesso compagno. Reoli sta inasprendo un po' la situazione. Fallo è stato su Racciatti ed è stato prontamente pescato dall'arbitro. Battuto questo calcio di punizione, testa Grimaldi, poi diventa buono per Faiello, lo raggiunge Belva che è ovunque su ogni palla vagante su questa fascia destra, servito dentro Faiello, intervento della difesa. De Iorio, palla in mezzo, la recupera Perillo. Guardate, ogni tanto ci sono questi momenti di pausa, ma c'è davvero la necessità di rinfrescarsi un momento e di bere un po' d'acqua. Un clima davvero difficile da sostenere, soprattutto per i giocatori in campo. Corrado in avanti, non trova nessuno. Prova a ripartire, lavora Vodice Sabaudia, lo tiene Corrado, riesce a scappare via Perillo che va via, Pisani ovviamente, poi messo giù e arriva il cartellino giallo. Pisani e si è nascosto un po' a un certo punto. Adesso è rispuntato fuori forte con questa azione, andando a far prendere la munizione a Corrado. Quarto ammonito in casa Suio. Sono sempre due invece quelli dell'Aurora Vodice, Dalla Nora e Pisani, per il Minturno Corrado, Mastroianni, Signore e a Battista, che però è uscito al 30 per infortunio. Al suo posto è entrato Jonta. Un altro cambio è stato quello tra Grimaldi e Cerciello all'intervallo. Tanto calcio di punizione per l'Aurora Vodice Sabaudia in zona d'attacco molto interessante per il mancino degli uomini di Riccardo Stanziale. Due in barriera per Perillo. De Iorio, Belva, Pisani, orientale in area. Finalmente si può riprendere il gioco, la palla in mezzo, taglia l'area di rigore e finisce rotolando mestamente dalla parte opposta. A battere il Minturno con Jonta. Si fa vedere Cenerelli per la sponda, di petto, palla appoggiata per Noli che la perde però sul contrasto di Belva. Belva e Pisani, veramente due giocatori fondamentali per la squadra di Stanziale, lo stanno dimostrando oggi. Sbaglia il controllo Grimaldi,
regala una rimessa con le mani alla squadra ospite. Colpo di tacco di Belva per Faiello. Ancora Sabaudia in possesso di palla, colpo di testa di Jonta a mettere il pallone in out. In turno chiuso nella propria metà campo, nella propria tre quarti. Se doveva riprendersi la Aurora Vodice Sabaudia dalle prime quattro gare di campionato senza vittorie, due pareggi, due sconfitte, direi che lo sta facendo nel migliore dei modi, quantomeno dimostrando sul campo di non meritare il penultimo posto in classifica. Un turno preso forse un po' di sorpresa. Palla in avanti. C'è stato un cambio di sistemazione con Jonta che è venuto a fare il terzino sinistro. Signore, l'esterno d'attacco sempre a sinistra. Ed Alessandro in avanti a destra a completare il terzetto con Cenerelli. Preso qui in controtempo Corrado da un avversario che scappa via. Dovrebbe essere il solito Pisani e guadagna una rimessa laterale. Mastroianni, eccolo D'Alessandro, viene messo giù, c'è il fallo e dovrebbe esserci un cartellino, cartellino che non c'è, infatti D'Alessandro qui si arrabbia con il direttore di gara, una trattenuta insomma continuata finché l'arbitro non ha fischiato il fallo. Calcio di punizione per il Minturno mentre siamo intorno all'ora di gioco. Palla dentro Cenerelli, stacca la palla, esce di un soffio. Turno che ha avuto quindi questa opportunità per trovare il pareggio. Competenza di Cenerelli, però si è spento vicinissimo al palo. Rimessa laterale per l'Aurora Vodice degli Orio. Prolunga di testa per Belva, il tunnel a Grimaldi, ci va a mettere il piede Mastroianni. Messo il pallone in fallo laterale. De Iorio lascia a Faiello. Ancora Faiello. Là dentro salta vuoto Pisani, Perillo la va a bloccare, vorrebbe rilanciare in fretta, non trova soluzioni, poi scalcia profondo su, a livello del cerchio di centrocampo, qui allarga il gomito però Corrado, subendo, ha subito fallo Pisani l'arbitro, però non ha fischiato, allora si prosegue. Cenerelli l'appoggio per Veglia, D'Alessandro cerca ancora Cenerelli, il tocco però è impreciso. Tanti errori in impostazione per il Minturno, davvero troppi. E qui viene trovato Belva, l'assistente dell'arbitro alza la bandierina mentre Belva va a segnare. C'era fuori gioco, scavallata l'ora di gioco, sempre 1-0 per l'Aurora Vodice Sabaudia sul Suio Terme Castelforte, città di Minturno. O meglio, Suio Minturno. Qui di la palla messa in mezzo, liberata da Orientale. Mastroianni, Veglia all'indietro, la mette giù. Zamparelli
poi Jonta si impiccia col pallone e regala la rimessa laterale all'Aurora Vodice. Belva per De Iorio, che subisce fallo, e il giallo per Noli. Quinto ammonito Noli per il Studio Minturno. Jonta lancia in avanti, irraggiungibile per Signore. Pronto a battere Faiello. De Iorio di testa la prolunga per Belva, come sempre la riesce a mettere giù, poi alza il pallone ancora per De Iorio e va a sbattere contro Jonta. Signore gli porta via il pallone, Jonta appoggia Mastroianni e col mancino la spazza in avanti, la corsa di Generelli contenuto da Orientale, esce Barbaro e fa suo il pallone. Pronto l'ultimo cambio per il Minturno, con il numero 13 sta per entrare Franco. Se si deve fare un cambio anche per il Sabaudia, sarebbe il primo per mister Stanziale. Può partire il Minturno, Noli allarga bene a sinistra per Signore, però perde un po' di tempo a controllare la palla, alla fine la scaglia dentro con lo mancino, un pallone prevedibile raccolto da Pica, lo spazza in avanti, non riesce però a controllare Aveta. Veglia di testa, tiro è debole, facile per Barbaro andarlo a raccogliere. De Iorio va a saltare indisturbato, Jonta ferma Belva e questa è già una notizia, ma l'ho dato per Jonta quanto per il numero 7 di Sabaudia, che ha fatto letteralmente vedere i sorci verdi la scuola di Pernice. D'Alessandro in avanti, siamo sul settore di destra, viene contrastato D'Alessandro, supera una prestazione, supera due, la palla messa in mezzo, Cenerelli, e la palla viene salvata praticamente sulla linea. Cenerelli, e alla fine la Sabaudia se la cava, ancora Minturno in possesso palla, un'occasione incredibile per Stefano Cenerelli, la palla ancora buona però per il numero 9, c'è vicino a lui Jonta, alza la bandierina però, il guardaline e l'arbitro fischia fuori gioco. Che occasione per Cenerelli, e Minturno, il suo Minturno c'è ancora, la partita non è finita. Vediamo adesso quale sarà la prima squadra delle due a fare il cambio. Esce Veglia ed entra Franco. E per il Vodice con il numero 8 esce Aveta, entra con il numero 15 Torinelli. Tanto aggiorno il tabellino mentre si sta per battere questo calcio di punizione con questi cambi. Poi non è l'ultimo per Pernice, chiaramente sono cambiati i regolamenti, io sono rimasto un po' indietro almeno come impostazione mentale. Palla che viene stoppata da Pisani, ancora il sombrero di Pisani, scatenati due esterni del Sabaudia, alla fine riesce a recuperare il Minturno, la palla è buona per Signore, esce con i pugni Barbaro, ancora Minturno in possesso però, Cenerelli per Noli che calcia col mancino, il pallone stavolta viene facilmente raccolto dal portiere della squadra ospite, ma il Minturno è vivo, chiama la carica Cenerelli,
le urla del capitano. Attenzione, qui rischiosa l'uscita di Perillo, che va a bloccare con le mani un pallone su un retropassaggio dopo aver messo in difficoltà i compagni. Se con una mancata uscita ha dovuto controllare Zamparelli, alla fine l'andare a raccogliere con le mani Perillo. Incredibile l'errore del giovane portiere del Minturno, 18 anni. Chiaramente giovanissimo, ancora tanta strada da fare, tante cose da imparare, ma non sembra stia dando particolare sicurezza al reparto difensivo. Adesso dispone la barriera praticamente sul primo palo. De Iorio no, tiro orientale, il pallone prende tutt'altra direzione, finisce addirittura in fase laterale dall'altra parte. De Iorio è orientale sul pallone, ha calciato il numero 5, l'altro numero 5 è Minturno d'Alessandro, che va a scambiare benissimo con Franco. L'abito però ha fermato il gioco, palla era uscita. Pisani intercetta il pallone, Grimaldi riesce ad arrivarci prima che De Iorio, scalcio in avanti, la controlla Signore, il controllo diventa a seguire, ci arriva prima di tutti Barbaro, anche lui del 2000, anche lui 18 anni. Sembra molto più sicuro però della sua controparte della scuola di casa. Mastroianni qui fa scansare praticamente il Signore. Cenerelli chiuso da orientale. Faiello davanti per Belva, che sfida Grimaldi, alla fine va al tiro di prima, stavolta facile per Perillo. Dovuto accelerare la conclusione per evitare di essere recuperato da Grimaldi. Belva uscito un tiro facile da leggere per il portiere. Attenzione qui al tiro al volo di Franco, ma la vera uscita. Turno che spinge a caccia del pari, siamo al 70esimo. Punizione per il Suio Minturno. Zamparelli in mezzo, Cenerelli non ci può arrivare, Barbaro addirittura la stoppa di petto. Cenerelli si arrabbia. Barbaro verso De Iorio, la stoppa bene Mastroianni, col mancino a trovare D'Alessandro, di testa dentro per Cenerelli, sbaglia però la misura del colpo di testa. Ancora il portiere del Sabaudia, può andare al rilancio. De Iorio la tocca, pallone che può diventare buono per Torinelli. Alla fine nella guerra tra numeri 15 la tocca Ionta, mentre arriva un altro cambio per Stanziale. Entra Rinaldi a sostituire un esausto Pisani. Si prende tutto il tempo del mondo Pisani per uscire, anche da comprendere il fatto che il giocatore ha corso letteralmente per tutto il primo tempo e per buona parte del secondo.
imperversando sulla fascia sinistra, così come Belva l'ha fatto su quella di destra, e lui sono scambiati nel corso del primo tempo fascia. Sono stati tra i pericoli principali che ha subito la squadra di Pernice, che però è ancora viva. Qui la palla messa in mezzo e colpo di Belva, proprio l'altro esterno. Non è efficace, però non riesce a ripartire a dovere il Minturno, preoccupato di allontanare il pericolo. Barbaro gioca su D'Alessandro e poi l'appoggia a un compagno profondo. Non riesce a toccarla Belva. Zamparelli, poi Franco all'indietro, qualche rischio evitabile, infatti Di Iorio recupera palla, ma arriva sul fondo, la mette in mezzo sbagliando però la misura del cross. La palla diventa buona per Perillo, che può rimettere dal fondo, subito messo in moto Corrado. Cenerelli la stoppa di petto. Noli non riesce a fermare, poi Racciatti che allarga per De Iorio, il tocco di Corrado, evitata la rimessa laterale, appoggiando il pallone all'indietro a Zamparelli. Mastroianni, Noli per Cenerelli, l'appoggio sull'esterno per Signore che la tocca ma non la controlla, allora Dalla Nora può proteggere la rimessa dal fondo. Intorno al 74esimo, manca un quarto d'ora e spiccioli alla fine della partita, poi sarà recupero e il momento delle nostre interviste, dove sentiremo le riflessioni di Pernice e di Stanziale. Questa partita che al momento l'Aurora Vodice sta vincendo 1-0. C'è l'appoggio di testa di Zamparelli a Perillo. Perillo che non è riuscito a intuire la direzione del rigore calciato da De Iorio al quinto minuto, che sta decidendo questa partita. Palla si perde lungo la linea del fallo laterale. Siamo in attacco comunque per il suo Minturno dalla destra. C'è un altro cambio per Stanziale. No, dice di aspettare il tecnico del Sabaudia. Cenerelli, palla di ritorno sulla destra in mezzo, anticipato da Alessandro Signore col mancino. C'è deviazione, c'è calcio d'angolo, Minturno in avanti, Indians che spingono. Deve ancora attendere il cambio. Palla in mezzo, libera il Sabaudia, poi non riesce a mantenere l'azione offensiva. Il studio Minturno. Racciatti, l'indietro, però poi spazzatene avanti. Belva, bravo Mastroianni, è salito tantissimo in questo secondo tempo. Faiello per Racciatti, sfugge a Noli, arriva il raddoppio di Mastroianni e quindi si deve liberare del pallone che arriva direttamente sui piedi di Corrado. Davanti a cercare Cenerelli, chiuso da orientale, la spazza via, Mastroianni non controlla e sul rimbalzo arriva Rinaldi. L'arbitro poi lascia correre su questo contatto Ionta all'indietro per Grimaldi. Si rialza Belva, Cenerelli non riesce a dire la sua però in questa fase di gara. Eccolo Belva, subisce contatto e questa volta di Zamparelli e arriva il cambio. Esce De Iorio, l'uomo che sta decidendo questa partita, ed entra Milone con il numero 17. Paolo!
partita che si è un po' bloccata dopo le occasioni avute dal Minturno e da Cinerelli in particolare. Con l'Aurora Voglia Sabaudia che fa affidamento sulle sfuriate offensive dei suoi esterni e sulla qualità di De Iorio, però adesso sia Pisani che De Iorio sono usciti. È andato Belva a fare la punta. Eccolo che riceve. Ancora un contrasto. Belva ne esce misteriosamente vittorioso e misteriosamente non per qualcosa, ma perché si è alzata la polvere. Non sappiamo esattamente come si è riuscito a mantenere il possesso di palla. Perillo. Pronto al rinvio dal fondo. Mastroianni, l'appoggio vicino per Corrado con il destro in avanti a cercare Cenerelli, anticipato da Racciatti che ha preso posizione. Beltramini, Belva per Torinelli in posizione irregolare. La battuta Zamparelli, spinta su Cenerelli, con questo calcio di punizione fondamentale in questa fase e per rifiutare e per cercare soluzioni offensive. Vedo difficile un tiro in porta, siamo abbastanza lontani, siamo per entrare negli ultimi 10 minuti di gara. Pernice si tiene l'ultimo cambio, così come Stanziale, ecco, sta per arrivare l'ultimo cambio. Chiamato a salire, signore, e a lasciare quindi la battuta a Franco. Se non parte Franco, va col mancino Mastroianni. Raso terra, si stende e ci arriva Barbaro. La spazzata in avanti, attenzione a questo campanile, non esce Perillo che adesso va in difficoltà, non riesce. Alla fine arriva il fischio dell'arbitro a salvare il portiere del Minturno, ancora una volta incredibilmente insicuro su questa uscita. Ed è qui, finisce giù. Il giocatore del Minturno che adesso però si spinge tutto in avanti. Trattava di Franco. Tutto è all'attacco per Pernice, che non ha chiaramente più niente da perdere a questo punto. Mastroianni la gira per Noli, trova una buona traccia per il numero 15, Ionta, la palla in mezzo ancora ad Alessandro. Qualche problema nel controllo al limite, signore, non riesce a trovare la porta. Il tiro di Noli con la mancino, ancora murato Alessandro, in qualche modo. Alla fine finisce giù per l'arbitro, è tutto regolare. Franco, palla per D'Alessandro, messo giù e questa volta c'è il fallo. Calcio di punizione da buona posizione per mettere un pallone in mezzo. Sentire Barbaro con i compagni, signore, e Mastroianni sul punto di battuta. Cenerelli, Ionta, Franco, D'Alessandro in area di rigore insieme a Zamparelli. Noli al limite, signore, adesso si allontana dal punto di battuta per andarsi a mettere a sua volta al limite dell'area di rigore, controllato da Belva. Quindi andrà Mastroianni col mancino, la palla morbida.
Il gol! Il gol di D'Alessandro! Il colpo di testa di D'Alessandro che va a esultare sotto la curva, sotto gli spalti dei tifosi! E adesso tutti su D'Alessandro che ha rimesso in piedi la partita! 1-1 all'ottantesimo minuto! Mentre è rimasto a terra un giocatore del Mintuno, si tratta di Zamparelli e dovrebbe esserci stata l'espulsione per un giocatore dell'Aurora Volice San Baudia, mentre a me mi volano le distinte, sta succedendo di tutto qui al Caracciolo Carafa. Quindi l'espulsione, mentre il Minturno ha pareggiato con D'Alessandro. Adesso nella concitazione del gol non siamo stati neanche, ma l'espulsione dovrebbe essere arrivata per il capitano Racciatti, e quindi a 10 punti dalla fine. L'Aurora Volice San Baudia subisce il pareggio e subisce un'espulsione. Perillo questa volta bene in uscita. Il Minturno riparte subito in San Baudia. Grimaldi, Guerra, il numero 15 Torinelli, rimessa in zona d'attacco per l'Aurora Volice San Baudia. Eccola ancora Torinelli, arriva sul fondo, la mette in mezzo per la deviata ed è calcio d'angolo. Però va a parlare con i giocatori nell'area di rigore. Vediamo la battuta di questo calcio d'angolo, l'Aurora Volice San Baudia, quando si stiamo avviando verso gli ultimi 5 minuti di partita. La palla messa in mezzo, c'è il fallo di mano di Orientale, il dovrebbe essere il nuovo capitano poi dopo l'uscita di Racciatti. Corrado, palla in avanti, Cenerelli la tocca per Gionda, dentro per Signore, anticipato da Faiello che può scappare sulla resta. Signore lo rincorre, l'appoggio è per Rinaldi, fa ripartire l'azione, non ci arriva Belva, scivolata di Gionta. C'è il pressing del Minturno che ha tutto il dovere di credere in una vittoria che sembrava insperabile fino a pochi minuti fa. Palla prolungata bene per Gionta e la tocca per Cenerelli, c'è ancora Gionta, Cenerelli lo serve, Gionta in area di rigore, Gionta! Clamorosamente l'errore di Gionta con D'Alessandro che si arrabbia col compagno di squadra. All'86esimo anche Cenerelli non ci crede all'errore del compagno, era stato tutto perfetto fino alla conclusione di Gionta. Adesso arriva il cambio, esce Signore. Entra con il numero 16 Rossi. L'arbitro deve far ripetere questa rimessa. È buona,
esatto, non si perde tempo, tutto grasso che cola per la squadra ospite. Adesso chiaramente deve far passare secondi per portare a casa un pareggio dopo una partita in controllo. Finisce giù Generelli dopo il contrasto con Orientale, che si arrabbia con l'arbitro. Attenzione a non far scoppiare focolai. Eccoli qui Spintoni, Mastroianni, adesso Faiello. L'arbitro ha già il cartellino giallo in mano. Se vediamo chi verrà ammonito. Cade anche il cartellino giallo. E arriva l'espulsione per Zamparelli. Seconda ammonizione per il numero 6 del Minturno, che viene quindi espulso per questo accenno di rissa. È arrivato il giallo poi anche per un giocatore della Aurora Vodici, è stato questo accenno di rissa. Ed ecco qua, infatti sta per scatenare un po' tutto, proprio quello che non vorremmo vedere. E attenzione, perché sembra che la rissa sia spostata negli spogliatoi. E mancava anche poco alla fine, mancavano meno di 5 minuti in ogni caso. Successo di tutto qui nel finale. La rissa si è spostata a quanto pare negli spogliatoi, siamo lontani, non possiamo vedere, sappiamo soltanto che tutti i giocatori anche dalla panchina si sono diretti verso l'uscita dal campo. La speranza è che non sia successo comunque nulla di grave per nessuno. Sentiamo un vociare, questo sì. Non c'è praticamente più nessuno in campo. 10 giocatori, neanche il numero per una squadra di calcio completa. Incredibile quello che è successo al Caracciolo Carafaconte a pochi minuti dalla fine della partita. Il 90° è scoccato a tutti gli effetti, quindi sarebbe anche finita una partita che il Minturno era anche riuscito a rimettere in piedi con il gol ad Alessandro a pareggiare il rigore di De Iorio nel primo tempo. Adesso cercheremo di capire cosa è successo. Qui sugli spalti dicono è finita. Le persone che si sono avvicinate alla... alla zona calda, diciamo così. Si parla di una sospensione della partita qui sugli spalti. Noi siamo, ripeto, lontani dalla postazione.
Adesso il nostro prode Nicola Dell'Anno alle riprese si è allontanato e andrà a cercare di capirci qualcosa. Vi terremo chiaramente aggiornati. Partita era ferma sull'1-1 dopo i gol di degli Orio nel primo tempo e D'Alessandro nella ripresa. Poi dopo un fallo e un calcio di punizione poteva essere battuto dal Minturno, c'è stato un accenno di rissa o quantomeno una discussione che ha portato all'espulsione per Zamparelli per doppia ammonizione. L'ingresso poi di Zamparelli negli spogliatoi. Da lì il caos totale con tutti che si sono diretti proprio verso gli spogliatoi. Sembra che Zamparelli si sia animato in una discussione magari con degli elementi della loro vodice all'ingresso degli spogliatoi, ma sono tutte congetture, devo usare il condizionale finché non avremo notizie certe. Ciò che è certo è che tutti i giocatori dello staff stanno uscendo dal campo, quindi la partita o è stata sospesa o è stata chiusa dal direttore di gara. Questa opzione sarebbe terribile per il Minturno perché potrebbe arrivare anche il 3-0 a tavolino. Signori, noi direi che per quanto riguarda la partita possiamo anche chiudere qui. Dispiace di chiudere in questo modo una partita che si stava rivelando anche molto bella da un punto di vista delle energie messe in campo e delle emozioni sul risultato di 1-1. Da Nicola Dell'Anno alle riprese, da Davide Guzzati della cronaca, io vi devo salutare. Rimanete aggiornati con noi se riusciremo a scoprire qualcosa in questo post partita, comunque sul nostro sito dove vi informeremo comunque tutto quello che è successo qui dal Caracciolo Carafa Rolando Conte. È tutto, vi ringraziamo voi telespettatori e vi diamo appuntamento alla prossima, sempre qui, sempre con noi, sempre tutte le golfo.